Non c'è stata la svolta attesa in casa Aianese con il cambio di allenatore. La squadra del nuovo tecnico Francesco Colombini è incappata nella terza sconfitta consecutiva. Alla Bellucci di Aiana e Neroverdi hanno perso 1-0 dal Foligno nella quindicesima giornata del girone E di Serie D. Una partita che si è decisa nel secondo tempo, dopo i primi 45 minuti avari di emozioni. Si è giocato sull'equilibrio tra due squadre che non stanno attraversando un buon periodo. Qualche tiro sporadico dall'una e dall'altra parte, senza che nessuna corresse grandi pericoli. È nella ripresa che, dopo la buona chance per Di Vito, sprecata così, al 58esimo Peluso ha segnato la rete del vantaggio degli ospiti. Da posizione defilata, insaccato a filo secondo palo, dove niente ha potuto Bacci. L'Aianese ha accusato il colpo. Ha creato davvero poco per riuscire ad agguantare almeno un pareggio. Qualche errore di troppo e molte imprecisioni. Il Foligno ha difeso il vantaggio senza troppa fatica, portando a casa l'intera posta in palio. Dispiace perché è stata una partita maschia, una partita che, se vai a vedere quanti tiri in porta hanno fatto a noi, alla fine penso solo il gol. Abbiamo subito solo quel tiro in porta lì. Di contro noi avevamo avuto l'occasione con Gnali di testa, il tiro con Di Vito alto. Diciamo che il secondo tempo, secondo me, nel nostro miglior momento abbiamo subito questo gol e lì un po' di rabbia c'è, perché comunque un attaccante girato di spalle che si fa girare in area, sicuramente un piccolo errore c'è, ma quello fa parte del gioco, l'andiamo a analizzare, lo miglioriamo. Però ho visto determinazione nella squadra. E questa cosa mi fa ben sperare. Mi è piaciuto sicuramente l'atteggiamento. L'atteggiamento è una squadra che non si è tirata mai indietro. Come ho detto, dispiace, perché se vai a vedere poi tutta la partita dici quante volte si è buttato il portiere dell'Aianese. Penso che non mi ricordo di una parata del nostro portiere. E quello ti fa male. Quello ti fa male perché, come ho detto ai ragazzi, a me non mi calba vedere le belle squadre e poi ti vengono a dire: oh, bellina, ma perdi. E gabba squadre che vanno al sodo, però oggi non li posso dire nemmeno questo, perché a tratti siamo andati anche al sodo. Sono tre punti fondamentali per quanto riguarda la nostra classifica, e l'abbiamo ottenuti facendo una partita tosta, maschia, magari non bella, però alla fine penso che siano anche meritati. Due squadre che venivano da un momento di difficoltà, e quindi il bel gioco oggi non era importante, erano importanti i punti, e la partita che mi aspettavo era questa, una partita maschia, tosta, e siamo riusciti a prevalere noi, e penso anche meritatamente, anche se l'altra squadra ha fatto comunque una partita determinata, cattiva, insomma, quindi bene così, dai.